Se lasci like entro 5 secondi troverai un nuovo brawler su Brawl Stars. Quindi 5, 4, 3, 2, 1. Spero per te tu abbia lasciato like in tempo a questo video se vuoi trovare un nuovo brawler. Ragazzi, oggi siamo su Mushix7, un account a livello 0 per fare una cosa totalmente fuori di testa. Infatti ragazzi, guardate qui, manca solamente un giorno all'uscita del prossimo Brawl Pass. Questo significa che è l'ultimo giorno di questo Brawl Pass stagione 1. E oggi noi ragazzi lo shopperemo tutto quanto. Di conseguenza iscriviti subito al canale per non perdere contenuti di questo tipo. E tutto ciò, guardate, ci sono 2020 gemme. E il 2020 non è che porta così tanto bene, eh? Però vabbè, vediamo quello che accadrà. Questo Brawl Pass è il Brawl Pass da 60 soglie e noi le apriremo tutte 60, ragazzi. Sono davvero un bel po' di casse, vediamo quello che riusciremo a trovare. Questo qui, per chi non lo sapesse, è l'account con il quale ho fatto la sfida contro Gigi. Se non avete visto quella sfida di box opening, andatelo a vedere, è davvero una sfida epica. Comunque sia, ho questi brawler qui. In pratica credo di avere tutti quanti i super rari e un mitico. Quindi abbiamo davvero un sacco di brawler da poter trovare. E non perdiamo altro tempo, iniziamo subito a shoppare. Ovviamente ragazzi, farò la stessa identica cosa anche con il Brawl Pass stagione 2. Quindi domani che uscirà, preparatevi, perché anche lì pacchettiamo. Soglia numero 6, soglia numero 7. Io sono scemo perché dovevo attivare il Brawl Pass e non l'ho attivato. E adesso mi vale solamente 6 soglie. Mannaggia ragazzi, sono davvero scemo. Ok, non me ne ero accorto che non avevo il Brawl Pass attivo. E continuiamo raga, verso il livello 15, 16, 17, 18, 19 e anche al livello 20. Brawl Pass livello 20, iniziamo ad aprirci queste soglie. Scrivete qui sotto nei commenti se avete finito o meno il Brawl Pass e se acquisterete il prossimo. È l'ultima volta che si possono aprire queste casse. Vediamo se sono più fortunate del normale. Magari sì ragazzi, magari Brawl Stars ci vuole dire che alla fine comunque ci sono più probabilità di trovare roba. Io lo spero ragazzi, perché sto facendo una pazzia assurda. Cioè l'ultimo giorno mi spreco così tante gemme per aprire tutto il Brawl Pass su un account che manco utilizzo. Cioè Mushix7 è il mio settimo account. Cioè assurdo raga, assurdo davvero. Quindi lasciate un bel like per supportarmi. Dai, 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 ragazzi. Purtroppo sto trovando poca roba. Però io confido davvero tantissimo in questo Brawl Pass. Io almeno uno o due brawler nuovi li voglio trovare, raga, per forza. Cioè, è necessario, altrimenti è un investimento che proprio non è andato molto bene. Vediamo, vediamo, ragazzi, l'intero Brawl Pass quanto è fortunato. Ci spero tantissimo. Ovviamente un po' di brawler si trovano. E io continuo verso la soglia numero 20, ragazzi. Questo Brawl Pass, oltretutto, è il Brawl Pass che ti costringe a shoppare le soglie così come stanno. Quindi se volessimo andare a prendere direttamente il nuovo brawler alla soglia 30, non potremmo, perché ci sono prima le soglie da aprire necessariamente. Che comunque un po' di hype te lo danno, nel senso che sei costretto ad aprire queste soglie, quindi ci sta come roba. Ma nel frattempo non stiamo trovando nulla. Vado in maniera abbastanza spedita perché abbiamo davvero un sacco, ma un sacco di casse da aprire. Quindi lo so che non volete che perdo tempo. Subito mega cassa, signori. Qui rischiamo il nuovo brawler. Andiamo in 3, 2, 1. Attenzione, ed è un 5, maledettissimo 5. Ma ci sono 300 di oro. Not bad, signori. Maxine, un epico che ho trovato totalmente. Un mitico che ho trovato totalmente a caso. Nelle video appunto contro Gigi. E ripeto, è un video troppo epico. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Allora, si continua. 50 punti di energia che li do a casissima Maxine, perché è il brawler più raro che posseggo su questo account. 3 skip, attenzione. Niente, niente, niente. Noi stiamo ancora aspettando il primo skip luminoso, perché ragazzi, almeno 2 brawler qua li troviamo sicuramente. Queste potrebbero essere le ultime parole famose. Cioè, avete presente quando dite una cosa che poi sicuramente non si avvera? Ecco, cioè, capita spessissimo in questa tipologia di video. Perché tu magari speri, cioè, riponi tutte le aspettative del mondo in questa cosa e poi in realtà è un flop assurdo. Dai, 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 siamo già alla soglia 15 del Brawl Pass gratis, gratuito. No, dai, solamente 2 skip, non ci credo, questa qua è davvero sfiga. No, 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 ragazzi, no, abbiamo troppe casse da aprire per non trovare nessun brawler. Ripeto che mi mancano tutti quanti, mi manca un super raro.
tutti gli epici, quasi tutti i mitici, leggendari e poi Gelindo, che Gelindo ovviamente lo sbloccheremo oggi. Cioè, volente o nolente, oggi si sbloccherà il signor Gelindo. Continuiamo, continuiamo, siamo quasi arrivati alla soglia numero 20 di 60. Cioè ragazzi, 60 soglie, tutte oggi, tutte per voi. No, 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 mi sa che devo addirittura velocizzarmi. È assurdo, 5 skip nella mega cassa. No, non va bene raga, non va bene. Scrivete qui sotto nei commenti, secondo voi, quanti nuovi brawler troveremo aprendo tutte quante le soglie del Brawl Pass vecchio, stagione 1. Ok. Ah, oddio, attenzione, plot twist assurdo. A quanto pare adesso si possono aprire anche nel Brawl Pass stagione 1 le soglie in maniera non conseguenziale. No, no, aspetta, 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 qui dobbiamo verificare. Non me l'aspettavo che l'aggiornamento funzionasse anche sul vecchio Brawl Pass. Pensavo sarebbe partito direttamente dal Brawl Pass stagione 2. No, 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 quindi tecnicamente se io mi volessi aprire la mega cassa, questa qui della soglia 20, potrei farlo. Vediamo, in 3, 2, 1. Oddio, oddio, oddio ragazzi, davvero, questo non me l'aspettavo. Mi metto il cappellino King, King degli spacchettamenti, ragazzi. Abbiamo trovato il delirio con questo cappellino. Questa è una cassa che tecnicamente non si poteva aprire, cioè ai tempi normali della stagione 1. Ma vediamo adesso se ci darà delle sorprese in 3, 2, 1. Attenzione! Ed è un 6! Ed è un 6, ragazzi! Ed è un 6! Le sorprese arrivano subito con il cappellino del King. Ragazzi, è così forte questo cappellino che Brawl Stars davvero non può nulla contro la nostra fortuna. Quindi trombettine per noi! E apriamoci questo nuovo brawler, signori. Il primo 6 è arrivato. Se è Gelindo, se è Gelindo, sclero malissimo, perché lo troviamo prima della soglia numero 30. Sono felicissimo. 3, 2, 1, andiamo! No, pam! Adesso tornerà a darci fastidio e a darci tanta sfiga. Però comunque è un brawler epico. Secondo me Pam, ragazzi, cioè tra i miei 10.000 spacchettamenti che ho fatto, è il brawler epico più facile da trovare. Non lo so, ho questa vaghissima sensazione, ma adesso possiamo aprirci tutte quante le casse del Brawl Pass, quello appunto che si compra con le gemme. Io ragazzi ovviamente lo comprerò il nuovo Brawl Pass e lo shopperò al day one, tutto quanto, per portarvi l'intero contenuto. Aspettatevi un bel po' di spacchettamenti, aspettatevi un bel po' di sfide con il Brawl Pass. Io ragazzi sto per portare delle bombe sul canale che non avete idea. 59 di oro, voi continuate a dire che servono 40 di euro per trovare qualcosa nella cassa enorme. Io ragazzi a quanto pare ci sto iniziando a credere, perché è assurdo che è vero. Cioè questa cosa è a quanto pare è vera. Allora è il numero 3, Maxine è il primo. Niente da fare, niente da fare, queste casse enormi mi stanno deludendo enormemente. Attenzione, altra mega cassa. Qui si continua a spacchettare. Ed è un 5, mannaggia il 5, mannaggia il 5. Però potrebbe esserci un... niente, niente, potrebbe esserci niente, assolutamente nulla. Qui dobbiamo addirittura velocizzarci, ragazzi. Pam, che è la nuova arrivata. Ok, almeno così un po' ce l'ha pure lei. Niente, 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 nada, nada, nada. Ultima cassa enorme e poi dobbiamo continuare a prendere altri gradini del Brawl Pass stagione 1. Vediamo, stecchettina, niente. Ragazzi, queste casse enormi fanno davvero schifo. Fanno schifo queste casse enormi. Niente da fare, continuiamo ragazzi verso altre e 20 soglie. Anzi, tecnicamente posso anche aprirlo tutto già adesso. 59 e 60, signori, abbiamo appena finito tutto quanto il Brawl Pass. Adesso dobbiamo aprirlo, signori. Lo apriamo tutto alla velocità della luce, perché ragazzi, se no questo video mi durerà 850 minuti e non è cosa. Io comunque me lo apro così come di solito si apre il Brawl Pass, come ho sempre fatto, uno a uno, perché altro ragazzi dobbiamo aprirlo tutto quanto. Quindi ci sta, ci sta. Ma quanto stanno a far schifo ste casse enormi, ragazzi? Cioè è assurdo, è assurdo. Fanno più schifo queste casse enormi del polpettone di mia zia Carmela!
che per chi non lo sapesse è un cibo così schifoso, ma così schifoso che non importa quando lo mangi, non lo digerisci mai più per il resto della tua vita. Il sapore brutto ti si ficca proprio nell'anima e quindi diciamo che spesso lo uso come termine di paragone per tutto ciò che è cattivo e malvagio nel mondo. Tipo le casse enormi che non mi danno nulla. Ecco, esatto, appunto, appunto ragazzi, cioè manco lo nomino subito che è proprio lo schifo all'interno delle casse, è assurdo. Guardate, cioè quante casse enormi sono che trovo solamente due skip. Questo è un record in negativo a quanto pare. Cioè, ho trovato finora un solo brawler epico in quanto? Tipo 25 soglie del Brawl Pass. Ma abbiamo ancora un bel po' di soglie da aprire, ragazzi. Vi ho detto che dobbiamo velocizzarci, altrimenti qui non ne usciamo più. Ragazzi, se trovo Gelindo in queste 1, 2, 3, 4 casse, io sclero male che rompo tutto. Rompo tutto se trovo il nuovo brawler Gelindo. Cioè, il nuovo vecchio brawler Gelindo. Cioè, avete capito? Il vecchio brawler cromatico in queste casse, che sono così gente che domani Gelindo diventa mitico e io tento di trovarlo quando è ancora leggendario. Ragazzi, un applauso alla mia bravura. No vabbè, per scherzi, domani non lo potrò più sbloccare in questo modo, perché domani esce il nuovo Brawl Pass. Ragazzi, non perdetevi quel video, perché domani usciranno, credo, o uno o due video sul Brawl Pass. Allucinante, allucinante. Io non sto con un hype assurdo sul nuovo Brawl Pass, e nel frattempo apro il vecchio Brawl Pass. Non lo so perché stamattina mi è venuta questa brillantissima idea di fare questo video in cui ho deciso di aprire tutto quanto il Brawl Pass. Cioè, davvero ragazzi, mi sono alzato e ho detto: sai cosa ci starebbe? Aprire tutto quanto il Brawl Pass stagione 1 il giorno prima che esce quello stagione 2. Cioè, sarebbe molto figa come cosa. Infatti lo sto facendo, ragazzi. Attenzione, attenzione, attenzione. Un altro 6, ragazzi. Un altro 6, questo è Mushix 7. Non ho nulla di alzato, cioè tutti quanti i brawler sono a livello 1. Quindi questo signori è un nuovo brawler. È un nuovo brawler, potrebbe essere il super raro ovviamente, ma potrebbe anche essere il nuovissimo brawler cromatico. Cioè nuovissimo, sempre Gelindo, perché non è ancora uscito il energetico, non è ancora uscito. Ma attenzione, skippettino luminoso. Skippettino luminoso. Apriamolo in 3, 2, 1. Oh! Ed è il super raro che mi mancava, ragazzi. Mi manca il super raro. Come sapete, cioè, se trovo il super raro non è che esulto più di tanto. Sono contentissimo perché siamo a quota 2 brawler. Però vabbè ragazzi, non mi interessa. Io ragazzi, Gelindo non me lo apro, perché Gelindo voglio provare a trovarlo nelle casse. L'ho detto ragazzi, l'ho detto, voglio aprirlo, voglio trovarlo nelle casse. Io ci provo ragazzi, ci provo. 50 di oro è poco, lo so, serve 40 di euro per tenere qualcosa nelle casse enormi, ma io ci credo lo stesso e non basta. Crederci a quanto pare in queste casse enormi oggi non basta, perché fanno davvero schifo. È un piccolo barrillone. Altra cassa da schifo, altra cassa enorme, signori. Anche qui è abbastanza schifo. Niente, 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 niente. Io mi sto iniziando a triggerare malissimo. Cassa Brawl, ancora niente, signori, ancora niente. Cassa enorme, 200 di oro che ho cliccato a casissimo. Ancora niente nella cassa enorme. Questo, ragazzi, è la velocità estrema ed eterna. Non è più tutto quanto il Brawl Pass stagione 1. Sì, vabbè, do a casissima Jackie punti energia, non mi interessa. Mega casa, signori, ci crediamo in 3, 2, 1, boom! Ed è un 5, mannaggia il 5. Mannaggia il 5, mannaggia Jackie, mannaggia il primo, mannaggia a Pam, mannaggia a Pocio e mannaggia a Barrel, che deve stare sempre avanti alle Barrel mie. Ok, niente da fare, ragazzi, voglio il Brawler nella casatina gratis, così da fare la miniatura. Niente da fare, niente da fare, ragazzi. Abbiamo casse enorme, che tanto ormai non ci credo più, perché la casa enorme mi sta fa schifo come poche cose oggi. E il fatto che vado più veloce nel cliccare tecnicamente non dovrebbe precludere la mia velocità anche nel parlare. Cioè io posso aprire velocemente e parlare lentamente. Invece no ragazzi, le due cose sembrano quasi collegate nel mio cervello. Non lo so perché, non lo so davvero. Altra mega cassa gratis, ragazzi. Questa è mega cassa gratis. Troviamo 5 skip maledettissimi. Allora, quante volte vi è capitato, ragazzi, di trovare un brawler su 5 skip? A me davvero tante, devo essere sincero. Però ho abbastanza brawler da far sì che sia quasi impossibile trovare un nuovo brawler su 5 skip. E di solito quando ne hai pochi è facile trovare un nuovo brawler su 5 skip. Però adesso a questo livello del Brawl Pass direi proprio di no. Comunque le casse gratuite le hanno tipo depotenziate tantissime. Cioè, io non so quanti brawler ho trovato nelle casse quelle lì gratis. Invece adesso è tipo, secondo me, una roba impossibile da trovare. Sei, ragazzi, terzo nuovo brawler. Sei, abbiamo anche finito. Wow, ragazzi, non ci credo. Abbiamo finito tutti quanti i brawler epici.
Abbiamo finito tutti quanti i brawler super rari, quindi questo è minimo, minimo, minimo un brawler epico. Ragazzi, andiamo verso quanto? Il terzo brawler sbloccato dalle casse. Dai, dai, dai ragazzi! Carichi a palla per questo brawler epico! Secondo brawler epico sbloccato in questo Brawl Pass, signori. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok, cassa enorme, signori, cassa enorme. Due skippettini. C'è ancora tanto da spacchettare. Per questo sto andando iper veloce, ragazzi. Lo so che non ve lo sto facendo assaporare, però fidatevi, fidatevi. Non voglio che esca il video troppo, troppo lungo. Anche a Frencuccio gli do un po' di punti. Non voglio che, appunto, rimanga a bocca asciutta. Altra cassa, solo 5 skip, purtroppo. Mannaggia la mega cassa. Dai, 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 io sono curioso di vedere il risultato, signori. Quanto troveremo in tutto questo, ben di Dio. E domani, soprattutto, lo riapriremo tutto quanto. Cioè, verrà anche domani un video lunghissimo. È assurdo, è assurdo. Mega cassa, signori, mega cassa. È una delle ultime mega casse di questo Brawl Pass. Andiamo in 3, 2, 1, boom, ed è un 5, mannaggia il 5. Ovviamente, ragazzi, c'è sempre Pam, ragazzi. Pam è praticamente mia zia Carmela che fa il polpettone di zia Carmela. E lei ragazzi, la stazza è quella. Secondo me la bravura culinaria è pure quella. E ovviamente lo schifo di sfiga che porta, ovviamente anch'essa è quella. Mancano solamente 500 punti energia che, ragazzi, li daremo al povero Gelindo, che sbloccheremo. No ragazzi, è vero, posso aprire tutto tranne che Gelindo. Io continuo a sperarci nel trovarlo nelle casettine normali. Quindi ragazzi, io... No, no, non è vero, ma finora... Ma ragazzi, ma che mi significa? Ah, non puoi avere le emoticon di Gelindo se non hai Gelindo. Ma che ragionamento è mai questo? Le casse posso aprirle mentre le emoticon no. Ok, ragazzi, avevo 47 di oro, ci ho sperato, ma solamente due skip. La vostra teoria continua a essere abbastanza fallata. Va bene, va bene. Tre skippettini, Shelly, Frank e niente, Maxine. L'ho già detto che queste casse enormi mi stanno deludendo malissimo. Credo di sì, di averlo già detto, ma ragazzi, lo ribadisco. Altra mega cassa, signori, 5 skippettini, mannaggia gli skippettini. Niente da fare, cioè, comunque... non lo so, non lo so. Magari Brawl Stars ha capito che siamo dei mentecatti a shoppare tutto il Brawl Pass stagione 1 alla fine della stagione 1. E forse dice, vabbè, questo non li vuole il brawler, questo vuole solamente fare il video carino. E quindi noi non gli daremo un bel nulla. Dai, 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 dai. Due skip, 62 di oro. Cioè, queste casse enormi fanno più schifo del solito. Quante casse rimangono? Mancano, un po' di casse buone rimangono, quindi sapete che faccio? Io a questo punto, ragazzi, me lo prendo Gelindo, me lo prendo, almeno così possiamo maxarlo. Quindi, nuovo brawler in 3, 2, 1, boom! Ragazzi, 4 brawler nel Brawl Pass. Ragazzi, quindi, cioè, prendere tutto il Brawl Pass conviene, e come? Conviene, come, ragazzi, ti dà un sacco di fortuna. Diamolo al signor Gelindo. Voglio dare tutti quanti i punti energia a Gelindo. Voglio vedere fino a che livello arriva. Vediamo dov'è. Ecco qui altri 500 punti energia che sono tantissimi. Sono davvero tantissimi 500 punti energia. Adesso dobbiamo aprirci tutte quante le cose, le reazioni, le cose fighe. Ok, nuova reazione. Diamo anche questi altri 100 punti tutti quanti al signor Gelindo, che va a 700 punti energia. Nuova reazione, signori, altra reazione. Altri 300 punti tutti quanti a Gelindo. Forse ce lo maxiamo, ragazzi. Non lo so quanti ne servono per maxare un brawler di prima. Non ne ho idea, ragazzi, non ci ho mai fatto caso. Ci prendiamo subito le reazioni, così dopo andiamo solamente con le casse. Altri 500? Eh sì, ragazzi, questo lo maxiamo adesso. No, perché ha fatto la cassa? Perché mi ha fatto la cassa, raga? Non ha senso. Forse... No, no, ragazzi, ho cliccato male io. Ah, infatti, sì, ho cliccato male io, ragazzi. Mi sembrava stranissimo, in effetti. Raga, perché mi dà una cassa enorme? Io gli ho dato i punti energia. Forse perché sono troppi. Sono troppi e quindi non... No, non mi dire che ho scambiato 500 punti energia per... Oddio, raga, forse ho trovato un bug. Forse ho trovato un bug, signori. Raga, forse ho trovato un bug. Forse ho trovato un bug. Non lo so. Non lo so, raga. Forse ho trovato davvero un bug. Perché non gli può dare 500 punti energia. Ah, no, no, no. Mi ha semplicemente fatto aprire la cassa precedente. Nessun bug, signori. Davvero nessun bug. Adesso gli darà.
adesso glieli darà 389 punti energia. Ok, quindi ragazzi, per maxare totalmente un brawler servono 1410 punti energia. Ecco, era un dato che non sapevo, adesso lo so. In qualche non saprei dire, in qualche quiz, in qualche domanda, sappiate che ci vogliono 1410 punti energia. A casissimo. Cassa enorme, che è anche l'ultima, credo. Non voglio dire baggianate, 47 di ore. Attenzione, volevo lo skip luminoso finale e non ci siamo riusciti. Non ci siamo riusciti, purtroppo. Vabbè. Reazione e infine nuova skin del signor Gelindo. Ok ragazzi, questo era tutto quanto il Brawl Pass stagione 1 shoppato a un giorno dalla stagione 2. Iscriviti al canale e lascia like se vuoi che rifaccio tutto questo domani con il Brawl Pass stagione 2. Il risultato è 3 brawler dalle casse e Gelindo, quindi 4 nuovi brawler in tutto il Brawl Pass. Seguitemi qui su Instagram e anche su TikTok, i link sono qui sotto in descrizione, noi quindi ci vediamo magari nel prossimo video. Ciao!